come sempre capita per un'azienda, gli elementi di forte convinzione anche di attività al di fuori dell'attività caratteristica nascono da un motivo molto razionale. Il motivo molto razionale è che noi come lavoro proteggiamo il patrimonio dei nostri clienti, lo abbiamo proprio nel nostro DNA, lo abbiamo nella nostra vocazione, lo abbiamo nella nostra ambizione. Quindi quello di preservare patrimoni e far vedere cose belle che fanno parte del nostro paese è un elemento veramente molto attivo al nostro modo di essere e al nostro lavoro. E quindi l'amore per l'arte e la voglia di preservare l'arte e mandarla alle generazioni future, un po' come cerchiamo di fare con il patrimonio dei nostri clienti, è l'elemento che ci guida nella nostra scelta, che ha guidato anche questa partnership con il FAICE. È lunga, ma sarà ancora molto più lunga perché ha 5 anni, quindi siamo ancora infanti, sì. Ma certamente quello di progettare, di sperimentare cose nuove, anche una mostra fotografica che ha come obiettivo i luoghi simbolo, è un po' un esperimento che ha l'obiettivo di portare l'attenzione su alcuni particolari ed esporli in un luogo simbolo. È l'ambizione quella che vorrebbe essere la linea guida, quella di permettere alla cittadinanza, ma anche ai tanti ragazzi che vivono questo luogo in modo ludico perché stanno nel parco a scherzare tra di loro, a giocare tra di loro, bene, fargli vedere un luogo simbolo del futuro come la nostra torre, ma legata a patrimoni della nostra storia. Io la prima volta che collaboro direttamente mi sono trovato benissimo, devo dire, sono stati eccezionali, tutto perfetto a livello di organizzazione. In realtà poi io chiedevo solo qualcuno che mi raccontasse un po' il posto e che mi aprissero, chiudessero magari le finestre, perché magari quando arriviamo noi abbiamo bisogno che sia tutto perfettamente. Io sono un po' maniaco della geometria, quindi devono essere tutte geometricamente simili. Così, quindi, però devo dire sono stati molto disponibili. Esatto. Io chiedevo, l'unica cosa, ecco, diciamo che chiedevo degli orari un po' difficili, perché tipo questa era alle 6 di mattina. Abbinate infatti a questo tipo di iniziative, faremo delle serate particolari per i nostri clienti, dove visitano la mostra allo stesso modo, e poi li porteremo a visitare anche gli uffici nel 40° piano, che è molto bello, specie la sera, se c'è la luce giusta, è sicuramente molto suggestivo.